Scintille nel finale di Siracusa Nissa, l'allenamento congiunto di sabato al De Simone, confronto chiuso sull'1-0 per i locali, dopo il fallo che avete appena visto su un giocatore a Retuseo. Nel corso dell'incontro anche il centrocampista nisseno Sacco era stato colpito duramente durante un contrasto di gioco. Troppa tensione in campo per un semplice confronto amichevole d'agosto. Il gol del Siracusa è giunto nel secondo dei tre tempi previsti da 30 minuti. Abile Savasta a raccogliere un traversone di montagno ispirato da Maiorano. Una conclusione da posizione favorevole che non lasciava scampo al portiere della Nissa Chimenti. Con un gol sul groppone la Nissa ha provato a scuotersi ma senza trovare la via della rete. Archiviato l'ennesimo test che ha consentito al tecnico biancoscudato Alessandro Settineri di valutare meglio la condizione dei singoli, la squadra tornerà a lavorare per il debutto di Coppa Italia domenica al Vincenzo Presti contro il Gela. Ritorno previsto mercoledì 7 settembre a Caltanissetta. Dal 4 sarà invece il campionato e conteranno solo i tre punti. Intanto la società comunica di avere tesserato il portiere Lorenzo Selmi, classe 2003 toscano, cresciuto nelle giovaniglie del Pisa che ha giocato anche nel Messina. Nelle prossime ore il giovane guardapali si aggregherà alla squadra.